Brescia Amatrice, dopo settimane di intensa organizzazione, ha preso vita sul palco del Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino. Una serata nella quale la musica e i musicisti, anche di generi differenti, si sono uniti per la solidarietà. Ma ci sono voluti più o meno 2 mesi. Gli artisti coinvolti sono tantissimi perché tra musicisti e cantanti, interpreti, saremo più o meno 40-50 artisti bresciani e tutti con questa voglia di dare una mano. Più che spontaneamente, almeno io parlo per me, c'è stata proprio una disponibilità subito al momento, la voglia di poter fare qualcosa facendo quello che facciamo, cantare, suonare. Infatti sulla pagina Facebook ci saranno tutte le novità perché è un progetto che piano piano sta crescendo, quindi tenetela d'occhio che ci saranno delle novità anche nei prossimi giorni. È la cosa più bella che si possa fare perché, come al solito, senza essere troppo retorico, la musica deve unire. In questo caso si è palesata l'intenzione di unirsi per fare qualcosa di positivo, perché tutti hanno accettato di buon grado, senza problemi. Siamo qua, ci siamo organizzati grazie appunto ai nostri amici organizzatori che hanno fatto un lavoro splendido e durissimo di 3 mesi. Sono 3 mesi che ci stanno lavorando dietro, per cui fantastico. Finalmente ci si divide, invece in questo caso ci si unisce. Per cui.